Per più di 190 chilometri, un nastro d'acqua attraversa il deserto egiziano. È il canale di Suez, uno dei più grandi trionfi della tecnica di tutti i tempi. Separando l'Africa dall'Asia, questo percorso artificiale ha cambiato il mondo per sempre. Dal XIX secolo permette alle navi di passare dal Mar Mediterraneo al Mar Rosso. Una scorciatoia notevole che evita di circumnavigare l'Africa. Il canale è percorso da 18.000 navi l'anno. È uno dei corsi d'acqua più trafficati di tutto il mondo. Qui transitano circa 700 milioni di tonnellate di merci. Le navi sono giganti del mare, lunghe fino a 400 metri per un peso di 240.000 tonnellate. Vi racconteremo come è cambiato il canale di Suez per rispondere alle esigenze della marina mercantile. Il canale è un'infrastruttura del XIX secolo che si deve adattare a delle imbarcazioni che sarebbero state inimmaginabili persino per Jules Verne. Imbarcazioni così imponenti che il canale, diventato troppo stretto, impediva loro di incrociarsi. Nel 2014 è stato avviato un progetto gigantesco. Un nuovo percorso di 72 chilometri emerge dalle sabbie, permettendo una navigazione a doppio senso. Si tratta di realizzare un'opera colossale, un progetto faraonico. In meno di un anno vengono rimossi 500 milioni di metri cubi di sabbia. L'impresa è portata a termine da un esercito di bulldozer e di draghe giganti arrivati da tutto il mondo. Grazie a delle inedite immagini in 3D scopriremo come funzionano questi aspirapolvere del mare, macchinari all'avanguardia della tecnologia. Grazie a loro il canale raggiunge una profondità di 24 metri rispetto agli 8 che aveva in origine. Ma nel XIX secolo gli strumenti tecnici erano molto diversi. Tagliare l'istmo di Suez rappresentava una sfida estrema. Nel 1859, quando Ferdinand de Lesseps lancia questo enorme progetto, la regione è una terra di nessuno. Bisogna trasportare tutto sul luogo: attrezzature, acqua potabile, forza lavoro. Il canale di Suez rappresenta un'impresa veramente straordinaria che segna una tappa fondamentale nella storia delle opere pubbliche. La lavorazione deve affrontare molti problemi e costa migliaia di vite. Ma sotto l'impulso della rivoluzione industriale cambierà tutto. Scopriremo quali macchinari sono stati inventati per compiere questa straordinaria avventura. I macchinari del XIX secolo hanno permesso di velocizzare la lavorazione e di costruire una vera e propria megastruttura che viene utilizzata ancora oggi. Aggredito dalla sabbia che minaccia di inghiottirlo, il canale deve essere sottoposto a una continua manutenzione. È una vera sfida per questa mega costruzione unica al mondo. Dai lavori iniziali ad oggi vi porteremo dietro le quinte della nascita del canale di Suez. Nel 2014 viene aperto un cantiere in mezzo al deserto egiziano. Il suo scopo è ampliare il canale di Suez. L'opera si annuncia faraonica. Si creerà una seconda via di navigazione, l'equivalente del volume di più di 200 piramidi di Cheope. Un'enorme sfida che è stata vinta. Il nuovo canale di Suez viene inaugurato con grande enfasi il 6 agosto 2015. È l'orgoglio delle autorità egiziane. Più largo, più profondo, più pulito. Il canale ha un nuovo aspetto. Queste immagini fanno il giro del mondo. Decine di leader stranieri si recano sul posto per l'occasione. Il corso d'acqua è un punto strategico del commercio marittimo mondiale.
Il programma della cerimonia prevede discorsi ufficiali, una parata militare e una esibizione aerea. Pierre Cateau ricorda bene quel giorno. Sul cantiere era il responsabile di un'azienda di dragaggio. In quell'occasione abbiamo potuto vedere per la prima volta due navi passare davanti alla tribuna ufficiale nel canale di Suez. Due navi affiancate sul canale di Suez. È una vera rivoluzione nella storia della megastruttura. In precedenza il corso d'acqua era troppo stretto perché questo accadesse. Le navi dovevano obbligatoriamente alternarsi. Grazie a questa nuova arteria di 72 chilometri, la navigazione è a doppio senso per tutta la sua lunghezza. È come ampliare una strada statale per farla diventare un'autostrada. Questa seconda via di navigazione consente di evitare il percorso alternato lungo una parte del canale di Suez. Il tempo di transito delle imbarcazioni va dalle 18 alle 11 ore e l'attesa è ridotta da 11 a 3 ore. Un grande risparmio di tempo che permette di raddoppiare la capacità massima di traffico lungo il canale. Entro il 2023, 100 navi al giorno potranno percorrere questa rotta. Ma per raggiungere l'obiettivo è stato necessario un lavoro titanico. Il cantiere era organizzato in due settori. Da un lato, la creazione di un nuovo corso d'acqua di 35 km parallelo al canale d'origine. Dall'altro, l'ampliamento di 37 km della via di navigazione storica, all'altezza del Grande Lago Amaro. La prima metà del cantiere è sotto la supervisione dell'esercito egiziano. Qui vengono affrontati giganteschi lavori di scavo. L'area si trova a 24 metri sul livello del mare. La missione è livellare i rilievi per preparare la zona all'imminente scavo del nuovo canale. Bulldozer, escavatrici e camion devono portare via 250 milioni di metri cubi di sabbia, rocce e terra. Questa zona è stata allagata per far galleggiare le draghe. Deve essere rimossa la stessa quantità di sabbia, ma in questo caso sott'acqua. Vengono mobilitati dei macchinari all'avanguardia, come la draga disgregante. Per scavare il canale si utilizza un altro tipo di attrezzatura. Ecco la draga aspiratrice all'opera. Può estrarre materiali mentre si muove grazie a questo enorme tubo che raggiunge il fondo del canale. Alla sua estremità c'è una specie di aspirapolvere gigante. Questi colossi galleggianti hanno delle dimensioni enormi. Arrivano a misurare più di 200 metri, la lunghezza di due campi da calcio. La tecnologia a bordo è tale che queste draghe possono scaricare i materiali attraverso condutture galleggianti. Il cantiere ha una portata senza precedenti. Migliaia di metri cubi di sabbia attraversano le tubature e vengono scaricati a molti chilometri di distanza in immense aree di stoccaggio nel deserto del Sinai. Nel 2014 le autorità di Suez si rivolgono a due gruppi di società di dragaggio. Il primo ha il compito di scavare il nuovo canale a una profondità di 24 metri. Il secondo invece deve ampliare il percorso esistente rispettando la stessa profondità. A questo gruppo però viene imposta una clausola: portare a termine il compito senza interrompere la navigazione. L'azienda per cui lavora Pierre Cateau ha partecipato al dragaggio del secondo lotto. Ci siamo detti, si tratta di realizzare un'opera colossale, un progetto faraonico che per le sue caratteristiche rappresenta un'enorme sfida sia da un punto di vista logistico che organizzativo. Per portare a termine quest'incredibile avventura, il responsabile dell'autorità del canale di Suez ha chiesto 5 anni al presidente egiziano, ma ne ha ottenuto solo uno. La tempistica rappresenterà una grande sfida per questo progetto da record. Un'altra sfida, il trasporto di attrezzature e forza lavoro. Nell'arco di qualche mese un numero considerevole di draghe è stato mobilitato in pratica da tutto il mondo.
Stiamo parlando di circa 40 draghe. Oltre a questi macchinari principali, un gran numero di rimorchiatori, navi e piattaforme galleggianti sono stati convogliati sul progetto. Il personale specializzato del cantiere proveniva da tutto il mondo. Erano rappresentate 28 nazionalità diverse. Per permettersi l'espansione, il paese deve spendere più di 7 miliardi di euro. Le autorità fanno affidamento sulla sensibilità nazionale e lanciano un appello per delle donazioni. La strategia è vincente. In pochi giorni, più dell'80% del progetto viene finanziato dai cittadini. I lavori per il nuovo canale di Suez si aggiungono alla lunga serie di cantieri presenti sulla via navigabile fin dalla sua creazione. Lo sviluppo di questa megastruttura dura da oltre un secolo e mezzo. Quando i primi ingegneri sbarcarono sull'istmo di Suez, scoprirono un ambiente favorevole alla realizzazione di un canale, ma situato in una regione totalmente isolata. Il Sinai, un deserto di 60.000 km quadrati, fra i più aridi del pianeta. Ma questo non bastò a fermare quei pionieri. Il primo colpo di piccone per collegare i due mari venne dato il 25 aprile 1859. Ma un inferno attendeva i lavoratori. Thierry Chambol ha supervisionato molte opere marittime nella sua carriera. L'ingegnere descrive le condizioni di lavoro dell'epoca. Lavoravano con l'acqua che arrivava fin sopra le ginocchia. Usando un piccolo attrezzo staccavano delle zolle di terra dal fondo dello scavo e le passavano al vicino, formando così una catena umana. Si è calcolato che sono stati rimossi circa 400.000 metri cubi di detriti con questa tecnica, ma è evidente che non è possibile resistere in queste condizioni per molto tempo. Nel cantiere manca la manodopera. Il progetto è a rischio. Dove trovare lavoratori per scavare il canale? Le autorità egiziane propongono di ricorrere ai lavori forzati. Caroline Piquet è una docente dell'Università della Sorbona e ha scritto un libro proprio sulla storia del canale di Suez. In Egitto il sistema dei lavori forzati veniva utilizzato dai viceré per la manutenzione dei canali. Molti contadini egiziani, chiamati fellah, sono stati usati per questo scopo. Provenienti da ogni parte dell'Egitto, quasi 400.000 lavoratori sono costretti a scavare il canale in condizioni estreme. Il cantiere costerà la vita a migliaia di loro. L'isolamento del luogo, situato in un deserto lontano da fonti di approvvigionamento e dalle attrezzature, diventa subito un problema. Qualsiasi cosa deve essere trasportata dalle carovane. Alcuni materiali come il legno e la pietra sono del tutto assenti in quella zona. Il trasporto del materiale era un'altra grande preoccupazione perché doveva arrivare dall'Europa. Veniva fatto sbarcare ad Alessandria, ma poi doveva essere portato all'istmo dai cammelli e in seguito lungo i canali. Ci voleva tempo ed era costoso. Bisognava trovare una soluzione per facilitare il trasporto del materiale. I responsabili del cantiere decidono di creare un piccolo canale per l'approvvigionamento. Con una larghezza di 15 metri e 2 metri di profondità, il canale è un modello di quello definitivo. Lo scavo è effettuato a secco dai lavoratori. Quando si raggiunge una certa profondità, viene riversata l'acqua perché le draghe possano galleggiare mentre prolungano e rendono più profondo il canale. Col materiale di scavo si riempiono gli argini. Vengono costruite 78 draghe appositamente per il canale di Suez. La draga è formata da un varco centrale lungo il quale scende una catena di secchi. Il secchio più in basso scava il fondale, si riempie e sale per versare i detriti sulla chiatta. La cosiddetta draga a secchie è l'antenata di quelle utilizzate oggi, come la draga con una pala retroscavatrice. Questo potente macchinario è stato utilizzato sul cantiere del nuovo canale di Suez. I suoi tre enormi piloni rendono stabile il pontone su cui si trova un escavatore. La sua pala scava il letto del canale e scarica il materiale su una chiatta ormeggiata accanto alla draga.
La pala può lavorare su qualsiasi tipo di suolo. È uno strumento che si adatta benissimo al tipo di terreno della zona, principalmente sabbioso e argilloso. Nel 1859, all'inizio dei lavori del canale di Suez, gli ingegneri si domandano giustamente che cosa sarebbe successo dopo l'immissione dell'acqua. Siamo andati in un laboratorio d'avanguardia, alla scuola dei ponti Paritec. Il dottor Gabeslot è specializzato in geotecnica. Inizialmente il progetto prevedeva una pendenza del 26% dalle sponde del canale, ma l'instabilità del terreno in immersione avrebbe modificato le previsioni. Per quanto riguarda il canale di Suez, le sponde hanno subito un'erosione naturale in presenza dell'acqua. In questo modellino del canale di Suez, l'esperto ha riprodotto la stessa pendenza prevista all'epoca dagli ingegneri. Nel momento in cui avviene il contatto con l'acqua, si creano diverse aree instabili. Le sponde cercano un nuovo stato di equilibrio, causando una pendenza più ridotta. Quando il canale è pieno d'acqua, l'inclinazione delle sponde diminuisce. Alcune pareti crollano addirittura. Quindi il bacino si riempie di sabbia. Si vede anche nel modellino che la profondità del canale si sta riducendo. Nel XIX secolo, gli ingegneri decisero di mantenere l'inclinazione naturale delle sponde. Significa che dovevano scavare più a fondo per raggiungere la profondità necessaria. Durante la sua costruzione, il traffico sul futuro canale era intenso. Convogli di chiatte trascinate da uomini o animali trasportavano il materiale. Venne rapidamente intrapresa la creazione di una via navigabile supplementare. Permetteva di rifornire il sito di acqua dolce, molto rara in questa zona desertica, ma indispensabile per proseguire il lavoro. Grazie al canale, l'acqua del Nilo veniva condotta dalla città di Zagazig a Ismailia, per poi raggiungere Suez. Solo più tardi arriverà a Porto Said, dapprima attraverso condutture e poi grazie al prolungamento del canale. Il canale d'acqua dolce seguiva il corso di una via navigabile più antica. Dall'alba dei tempi gli egiziani cercavano di attraversare il deserto in barca. Non si trattava affatto di un'idea nuova. Fin dai tempi dei faraoni esisteva un canale. Aveva delle caratteristiche più limitate e univa il delta del Nilo al Mar Rosso. Ne sono rimaste poche tracce, quindi è stato dimenticato. Per secoli il commercio marittimo aveva percorso un'altra rotta. La soluzione per collegare l'Europa con l'Asia consisteva nel navigare fino in Egitto per poi sbarcare il carico. Il trasporto continuava via terra. E non era finita. Quando le carovane arrivavano al Mar Rosso, la merce veniva trasbordata su una seconda nave per il resto del viaggio. Una vera e propria impresa. Alla fine del XV secolo, i portoghesi trovarono una nuova rotta via mare che permetteva di raggiungere l'Oriente circumnavigando l'Africa. Un viaggio troppo lungo. Quasi 300 anni dopo, un imperatore francese rilancia l'idea di aprire l'istmo di Suez. È stato solamente dopo la spedizione di Bonaparte del 1798 che il progetto è stato analizzato in modo approfondito a livello scientifico. Gli ingegneri di Napoleone Bonaparte concludono che ci sono troppi ostacoli tecnici e il progetto cade nell'oblio. Nella metà del XIX secolo, un ex diplomatico francese si ostina a credere in quel sogno folle. Si chiama Ferdinand de Lesseps. Secondo Arnaud Ramière de Fourtanier, quest'uomo ha cambiato l'aspetto del mondo. Ferdinand de Lesseps è un personaggio di enorme importanza, fondamentale. Jules Verne, Eiffel e Lesseps rappresentano le grandi opere del XIX secolo. Al giorno d'oggi è difficile immaginare l'incredibile cambiamento che è avvenuto nel mondo grazie a questi uomini. Questo personaggio straordinario realizza il progetto dello scavo dell'istmo di Suez. Nel 1854 Ferdinand de Lesseps coglie l'occasione della vita quando l'amico Mohammed Said Pasha sale al potere. L'aveva conosciuto quando era diplomatico in Egitto. Riesce a convincere Mohammed Said Pasha ad affidargli la costruzione del canale ed è lì che comincia tutto. Ferdinand de Lesseps ottiene la concessione esclusiva per creare un canale tra i due mari.
hai diritto di sfruttarla per 99 anni. Ma sul cantiere i lavori vanno a rilento. Dopo 2 anni, gli operai non sono riusciti a rimuovere la quantità di sabbia necessaria per completare il canale. Mancano i macchinari. Per dare un ordine di grandezza, il canale di Suez alla sua creazione richiedeva uno spostamento di 70 milioni di metri cubi di terreno. Per realizzare lo scavo ci sono voluti 10 anni. Per il nuovo canale, invece, sono bastati meno di 2 mesi per rimuovere la stessa quantità. Le attrezzature di dragaggio si sono evolute molto in 1,5 secoli. L'incredibile volume di materiale scavato durante l'ultimo ampliamento ne è la prova. Per l'ampliamento del canale di Suez parliamo di 500 milioni di metri cubi, 250 milioni ad ogni dragaggio nello spazio di 10 mesi. Di fatto c'è un rapporto di 100 a 1 tra l'enorme capacità di scavo che abbiamo al giorno d'oggi e quella dell'epoca. Ma per raggiungere il quantitativo di scavo stabilito è stato necessario utilizzare il 75% delle draghe esistenti, cioè una quarantina, che sono arrivate da tutto il mondo. Tutte le draghe erano in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per effettuare il lavoro nel minor tempo possibile. Riuscire a rispettare la tempistica era estremamente importante per questo progetto. Le draghe più innovative oggi hanno pompe idrauliche che iniettano acqua per estrarre i sedimenti. Le moderne draghe aspiranti sono macchinari che hanno una potenza davvero incredibile. In una sola ora sono in grado di aspirare fino a 10.000 metri cubi di detriti dal fondale. Una volta ci sarebbero voluti 10.000 uomini. Ai suoi tempi, Ferdinando Lesseps avrebbe voluto poter disporre di macchinari così potenti. Ma questi hanno fatto la loro comparsa sul canale di Suez solo dagli anni 30. Oggi, con le loro capacità inimmaginabili, hanno permesso di rendere più profonda la via d'acqua. La particolarità della draga aspiratrice in movimento è che avanza mentre scava. Un vantaggio molto utile sul canale di Suez, dove è necessario lavorare senza interrompere la navigazione. Per scoprire come funziona il macchinario, saliamo a bordo di uno dei mastodonti che effettua la manutenzione del canale di accesso del porto di Anversa. Denis Embert è un ingegnere. La draga si può paragonare a un grande aspirapolvere galleggiante di mari e fiumi. L'Elinda rappresenta il tubo di aspirazione. L'Elinda, questo grande tubo che corre parallelo allo scafo, è collegato al sistema di pompaggio, misura quasi 50 metri. La sua testa sembra quella di un mostro d'acciaio. Questo è il filtro d'ingresso, la testa di dragaggio. È grazie a lei che tutti i materiali di scarto vengono aspirati dal fondale. È composta da molti elementi. Questo, ad esempio, è dotato di alcuni denti che permettono di raschiare il terreno per assicurarsi che i sedimenti vengano spinti verso il filtro. L'aspirazione creata dalla pompa è di 10.000 metri cubi all'ora. Questa capacità di aspirazione, unita all'impatto dei denti che raschiano il fondale e anche ai getti d'acqua che sollevano sabbia e terriccio, fanno sì che ci sia una quantità impressionante di materiale che viene inviato dalla pompa al pozzo della draga. Il filtro d'ingresso funziona grazie a un sistema di getti d'acqua. La testa è mobile. In questo modo può adattarsi all'inclinazione dell'area da dragare. Un primo getto d'acqua permette di sollevare il materiale. All'altezza dei denti, un secondo getto d'acqua frantuma i sedimenti. Il posto di controllo dell'Elinda è nella cabina di comando. Il tecnico responsabile ha davanti a sé alcuni schermi. In questo modo verifica la profondità dell'area, il funzionamento dell'Elinda e le indicazioni sui volumi dragati. Che si tratti di sabbia, fango o pietre, i sedimenti vengono poi stoccati a bordo al centro dell'imbarcazione. I serbatoi più grandi possono raggiungere la capacità colossale di 45.000 metri cubi, l'equivalente di 12 piscine olimpioniche.
Una volta riempito il pozzo, l'Elinda viene sollevata e la draga si dirige verso l'area di smaltimento. Questo pozzo ha una capacità di poco più di 5.000 metri cubi. Tra il momento in cui è pieno e quello in cui è completamente vuoto, passano 10 minuti circa. Alcune valvole sul fondo della chiglia scaricano i sedimenti nell'area di smaltimento. È la tecnica dell'accumulo. Il getto che vedete è composto da acqua pulita che ci permette di sciacquare il pozzo. Inoltre, così possiamo verificare che tutti i sedimenti siano stati scaricati nel luogo appropriato. Un altro sistema di smaltimento consiste nell'immettere i sedimenti in un condotto. Il materiale può viaggiare per molti chilometri grazie a un sistema di tubature galleggianti o interrate. Entrambi i metodi sono stati utilizzati per il canale di Suez. Ad ovest del Grande Lago Amaro è stata creata un'immensa zona di smaltimento. I sedimenti che sono stati rimossi dal fondale vengono scaricati in grandi spazi nel cuore del deserto del Sinai. C'è un'alternativa per smaltire il materiale dragato. È il metodo arcobaleno. Si usa per alimentare le spiagge erose. Nel XIX secolo, lo smaltimento dei sedimenti estratti dal fondale era un grosso problema. Nel 1864, prima dell'arrivo dei macchinari nel cantiere, il progetto attraversava una crisi molto grave. I lavori forzati, che autorizzavano l'uso di contadini egiziani per lo scavo, vengono aboliti. L'Europa è in piena rivoluzione industriale. Gli ingegneri si affidano all'invenzione di nuovi macchinari per far procedere il cantiere. L'azienda Lavallée crea delle lunghe passerelle per scaricare i sedimenti dalle draghe. Una novità. In quello che sarà il futuro canale, la draga raccoglie il fango dai fondali e poi lo immette in una canalina, che può arrivare fino a 70 metri di lunghezza. Una pompa scarica getti d'acqua per frantumare il materiale e spingerlo verso il fondo. Una cerniera orizzontale, situata alla congiunzione con la draga, permette di modificare la pendenza. La stabilità è assicurata da un traliccio metallico fissato su una chiatta di ferro. Questa novità rivoluziona il cantiere. Il canale procede a una velocità sbalorditiva. Ma nelle zone in cui le sponde sono più alte, la draga con la passerella diventa instabile. Si verificano molti incidenti. Viene creato un altro macchinario, l'elevatore, che permette di scaricare gli scarti direttamente dalle chiatte. Abbiamo appuntamento con Lionel Dufault, che è responsabile della collezione del Museo di Arti e Mestieri. Il comune denominatore di tutti questi congegni è l'uso della macchina a vapore. Il suo utilizzo è noto fin dal XVIII secolo e inizialmente viene impiegata per il pompaggio delle infiltrazioni d'acqua nelle miniere. Ma alla fine di quello stesso secolo ha subito delle modifiche e si è riusciti a fare in modo che diventasse un motore che forniva la forza motrice per azionare degli altri macchinari. La macchina a vapore compare allora sulle rotaie, nelle locomotive o sull'acqua a bordo delle navi, ma anche nelle officine e nei cantieri delle opere pubbliche per ogni genere di macchinario. La locomobile è una macchina a vapore montata su ruote che quindi si può spostare e portare dove è necessario. Ha una caldaia che è situata all'interno del corpo principale. La caldaia è alimentata da combustibile, generalmente si tratta di carbone. Questa macchina a vapore, in pratica, permette di fornire una forza sotto pressione che viene utilizzata per far girare il volano, a cui viene collegata una cinghia che a sua volta aziona degli altri macchinari. Nel canale di Suez, la locomobile veniva usata per far funzionare le gru o le pompe, per esempio. La locomobile serve anche ad azionare le pompe delle passerelle. Ogni draga, invece, ha il proprio motore a vapore. In Europa viene accolta con entusiasmo la notizia delle nuove tecniche utilizzate sul cantiere. Il canale di Suez viene presentato all'Esposizione Universale di Parigi del 1867 ed è fonte di orgoglio per gli ingegneri francesi, i diplomatici e anche per gli armatori e le camere di commercio.
La compagnia del canale di Suez tiene delle conferenze davanti al modello gigante del progetto esposto a Parigi. La rivoluzione tecnica crea numerose innovazioni in ogni settore. A Porto Said, per esempio, gli ingegneri superano una difficoltà un tempo insormontabile. Nella regione non ci sono abbastanza cave di pietra per costruire le banchine del porto. Un appaltatore propone di realizzare dei blocchi artificiali a base di sabbia e calce. Vengono creati 30.000 enormi blocchi. Si apre un secondo cantiere all'interno del cantiere. L'azienda Dussault realizza un progetto davvero straordinario, costruendo dei blocchi da 20 tonnellate. In pratica crea una vera e propria fabbrica e ne produce diverse migliaia. Questi blocchi dovevano asciugare per circa un mese, per poi essere portati vicino al mare e caricati su delle chiatte da un'enorme gru. Successivamente venivano piazzati nel luogo stabilito per costruire le banchine. È il primo cantiere in cui vengono creati dei blocchi artificiali. Ci vorranno anni per mettere a punto la loro fabbricazione e i blocchi dei moli dovranno essere regolarmente sostituiti. Un'altra sezione del cantiere che crea delle difficoltà è quella dei lavori nelle zone più alte. Rimuovere tutto il materiale dal fondo dello scavo fino alla cima dei rilievi era un lavoro complesso. Era necessario un enorme sforzo per spingere i carrelli nei punti in cui il terreno era più in pendenza. Inoltre era difficile usare delle specie di rotaie per arrivare fino in cima. Spesso si rompevano. Lungo il pendio viene creato un sistema di piani inclinati. In fondo alla cavità gli operai scavano il futuro canale. La terra viene caricata su carrelli che sono posti su delle rotaie. Trainati da argani a vapore, i carrelli risalgono il pendio e raggiungono il sito di smaltimento. Un'altra sfida sia per il cantiere del passato sia per quello attuale sono le zone rocciose, che costituiscono un problema. Per risolverlo si usa un macchinario adattato a questo tipo di terreno. È la draga con disgregatore, un gigante del mare che misura fino a 150 metri di lunghezza e 30 di larghezza. La draga si posiziona e si fissa al terreno mediante degli enormi piloni. Poi gira intorno al suo asse mediante argani laterali collegati a gigantesche ancore. Sulla prua si trova il disgregatore, un'enorme fresa che può avere un diametro di 3 metri. La sua missione è frantumare le rocce, anche le più dure, nell'acqua come sulla riva. Questo gigantesco macchinario è azionato da una cabina di comando dotata della più recente tecnologia. Le draghe, come l'IBN battuta, sono capaci di una precisione incredibile nello svolgimento della loro opera di distruzione. La quantità di detriti prodotti è fenomenale. Rocce, sabbia, limo, argilla. I materiali vengono aspirati dalle pompe idrauliche, poi sono immessi in un condotto galleggiante e in seguito in tubature poste sulla terraferma. Quando è possibile scaricare le macerie in un'area sommersa, il condotto collegato al disgregatore viene agganciato ad una zattera che ha un sistema di spargimento continuo. Un'altra opzione: i sedimenti vengono messi su chiatte ormeggiate alla draga. Una volta arrivati nella zona di smaltimento, lo scafo si apre addirittura a metà e si libera così del suo carico. In totale sono state utilizzate 25 draghe con disgregatore per il nuovo canale di Suez, mai visto prima. Una delle prime draghe utilizzate per questo progetto è la D'Artagnan, che batte bandiera francese. È arrivata da un cantiere che si trova in Russia e precisamente nella penisola di Yamal. 38.000 cavalli, una delle più potenti del mondo. Anche nel XIX secolo, sulla rotta del futuro canale, gli operai trovarono molte zone rocciose. Frantumare la pietra richiedeva sforzi enormi. La compagnia di Suez si interessò a un nuovo macchinario adatto a queste zone difficili. Viene utilizzato l'escavatore Couvreux, che è un macchinario capace di estrarre la roccia a secco in zone che non sono ancora state inondate.
Soprannominati sterratori a vapore, 16 escavatori Couvreux vengono costruiti appositamente per il cantiere di Suez. L'escavatore avanzava su binari lungo il futuro canale e lo allargava progressivamente. Permetteva di rimuovere 9 milioni di metri cubi di terreno in 3 anni soltanto, un record. I suoi secchi, che hanno una forma particolare, riescono a raccogliere un'enorme quantità di roccia e poi risalgono verso l'escavatore. Il materiale estratto viene caricato su dei carrelli e poi una locomotiva lo porta sul sito di smaltimento. Col tempo la linea ferroviaria diventa parte integrante del cantiere. Serve al trasporto dei sedimenti, ma anche a quello dei lavoratori. Il percorso cambia continuamente. I binari vengono assemblati e smontati in base alle esigenze e all'escavatore. Ma l'escavatore Couvreux non riesce sempre a frantumare la roccia. Nel 1869, 2 mesi prima dell'inaugurazione del canale, vengono trovati dei banchi rocciosi a una profondità di 4 metri, mentre il canale doveva raggiungere gli 8 metri. Gli ingegneri e gli operai erano sotto pressione perché ormai l'inaugurazione era vicina, ma in realtà nessuno sapeva bene come affrontare il problema dei banchi rocciosi sommersi. Ci provarono immergendo delle bottiglie da 4 o 5 litri piene di polvere da sparo, collegate ad un tubo di gomma che conteneva una miccia che usciva in superficie. La miccia veniva accesa e le bottiglie esplodevano a contatto con il fondale roccioso. Lo scopo è creare un passaggio sufficiente per le navi dell'epoca, cioè per la parte immersa dello scafo, quella che si chiama pescaggio. Il passaggio viene completato nelle ultime settimane. La Peluse, la nave della Marina Militare Imperiale francese, ha un pescaggio di 5 metri, quindi riesce a passare. Il giorno dell'inaugurazione alcune navi la seguono, mentre per altre il carico viene spostato dalla parte posteriore a quella anteriore in modo da diminuire leggermente il pescaggio. Gli operai sono sottoposti a un'enorme pressione e vengono dati loro dei premi, dal momento che lavoravano anche per tutta la notte. Sono stati fatti degli sforzi davvero incredibili per raggiungere il risultato finale. Dopo 10 anni di lavoro, il canale di Suez finalmente è una realtà. Il Mar Rosso si unisce al Mar Mediterraneo. Il canale ha una lunghezza di 164 chilometri. Il suo percorso collega le principali città dell'Istmo. Porto Said sul Mar Mediterraneo, Ismailia a circa metà strada e infine Suez, all'imbocco del Golfo, sul Mar Rosso. Il 17 novembre 1869 viene inaugurato il canale di Suez. È un evento internazionale. Ferdinand de Lesseps ha realizzato il sogno dei faraoni. Aperto a ogni nazione, il canale rivoluziona letteralmente il traffico marittimo mondiale. Da quel momento in poi, la rotta tra l'Europa e le Indie verrà dimezzata. Il tragitto da Marsiglia a Bombay è di più di 19.000 chilometri circumnavigando l'Africa, contro gli 8.000 attraverso il canale di Suez. Un notevole risparmio di tempo. Il viaggio tra questi due porti durava tra i 2 e i 3 mesi, passando dal Capo di Buona Speranza, mentre ora è sufficiente 1 mese tagliando dall'Istmo. All'inizio del XX secolo, la compagnia del canale di Suez crea un sito industriale, le Officine Generali di Porto Fuad. Il suo cantiere navale è all'avanguardia tecnologica. Le officine producono ciò che è necessario alla compagnia. Vi lavorano più di 1.000 operai. Ma fin dai primi anni del funzionamento del canale, la manutenzione si trova di fronte ad un imprevisto. Le onde create dal passaggio delle navi danneggiano gli argini. Vengono usati diversi metodi, come quello dei muretti a secco con del materiale roccioso prelevato dalle cave di Attaca, che si trovano vicino a Suez. Vengono utilizzati anche rivestimenti in muratura, ma i risultati non sono soddisfacenti. Le sponde cedono e la compagnia richiede degli studi scientifici più approfonditi agli esperti francesi dei laboratori di idraulica. Situato presso Grenoble, questo laboratorio di idraulica esiste ancora oggi. Luc Ham è il direttore del settore marittimo. Qui si studia qualsiasi progetto legato all'acqua, su un modello ridotto.
Quando la compagnia si rivolge a loro, verso la metà del XX secolo, la via navigabile è in cattivo stato. Circa 120 chilometri di argini erano seriamente degradati. All'epoca, cioè agli inizi degli anni 50, era stato stimato che ci volesse circa 1 miliardo di franchi all'anno per riparare i danni. Il laboratorio riproduce una sezione del canale di Suez. Viene immesso un modellino di nave che è dotato di un propulsore. Bisogna capire che le navi più grandi riempivano i 2/3 del canale. Quindi non rimaneva molta acqua. C'era una forte resistenza al loro movimento, che impediva di raggiungere la velocità desiderata. Si creavano correnti forti di diversi metri al secondo. Viene studiato il motivo per cui si produceva la resistenza per modificare la forma degli scafi. Una ricerca così innovativa suscita l'interesse delle compagnie petrolifere. Si perfezionano i modellini. Il risultato è che le navi si muovono in acqua più facilmente e il traffico sul canale viene ottimizzato. Malgrado tutti questi sforzi per migliorare la navigazione, nuovi lavori di allargamento diventano urgenti. Il canale di Suez ha bisogno di adattarsi all'evoluzione delle dimensioni delle navi. Siamo al Museo Nazionale della Marina. Le dimensioni delle navi esplodono dopo la Seconda Guerra Mondiale. È una corsa al gigantismo che al giorno d'oggi non si è ancora fermata. Si vara una nave che ha una grandezza che sembra giusta in rapporto allo stato della flotta, ma si è già in ritardo rispetto ad altre imbarcazioni che stanno per essere costruite. Il canale di Suez è un'opera del XIX secolo, ma è anche una mega struttura che deve adattarsi a queste enormi navi che sarebbero state inimmaginabili persino per Jules Verne nel XIX secolo. Nel 1950 le navi superano le 40.000 tonnellate. Le proporzioni sono cambiate rispetto alle vecchie imbarcazioni, come la Peluse. Con le sue 20.000 tonnellate, la nave della Marina Militare Imperiale è stata una delle prime a solcare il canale di Suez. Ora la via navigabile deve affrontare il XX secolo con i suoi conflitti. Il 26 luglio 1956 il colonnello Nasser pronuncia un discorso clamoroso davanti agli egiziani. Annuncia la nazionalizzazione del canale di Suez. Le potenze occidentali reagiscono. Il Regno Unito, la Francia e Israele lanciano un'azione militare. Si concluderà con un fallimento. La navigazione si ferma per circa 5 mesi. Il canale è deteriorato. Con l'aiuto dell'ONU, l'Egitto lo rimette in sesto e lo modernizza. Profondo 14 metri, ora il canale è percorribile da navi con un pescaggio di 11 metri. Ma nel 1967 una nuova crisi scuote la regione. È la guerra dei 6 giorni. Con altri paesi arabi, l'Egitto combatte contro Israele. Il canale di Suez diventa un campo di battaglia. Navi affondate e mine ostruiscono la navigazione. Il bacino si riempie di sabbia e le sponde affondano. Il canale viene chiuso. La chiusura del canale di Suez dopo la guerra dei 6 giorni è una vera e propria catastrofe, perché in seguito non sarà più fatta la manutenzione per 8 anni e quando riapre nel 1975 non è più adeguato alle enormi navi petrolifere. Prima della guerra qui transitava l'80% della marina mercantile, mentre dopo il traffico si riduce a 1/3, quindi è un'enorme perdita di clienti. La maggior parte degli armatori ricomincia a percorrere la rotta che circumnaviga l'Africa e, per continuare a realizzare un profitto, costruisce delle navi che superano le 200.000 tonnellate e che quindi sono troppo grandi per il canale di Suez. Le autorità egiziane devono reagire. Viene avviato un programma di ripristino grazie al sostegno della comunità internazionale. Il canale si allarga e raddoppia in 4 punti per permettere alle navi di incrociarsi. Alla derivazione di Bala si aggiungono quelle di Porto Said e di Cabret, in costruzione dal 1955. Infine, all'altezza del lago Timsah, una nuova derivazione si estende per 5 chilometri. Come nei raccordi autostradali, questi tratti consentono alle navi di viaggiare in entrambi i sensi. Grazie alle nuove dimensioni, il canale può ospitare navi di 150.000 tonnellate. Le imbarcazioni sono diventate giganti del mare e bisogna domarle.
Nel centro di addestramento di Port-Revel, nell'Isère, piloti e capitani si preparano alle manovre grazie a dei modellini. Queste mini navi da crociera, portacontainer, traghetti o petroliere misurano una decina di metri e possono trasportare 2 persone. Su un lago di 5 ettari sono stati riprodotti tutti i tipi di infrastrutture marittime, compreso un tratto del canale di Suez. Jean-Paul Jean-Jean è un istruttore. Sta allenando 2 tirocinanti a un sorpasso sul canale di Suez. Una manovra solitamente vietata. Qui gli errori possono essere spinti oltre i limiti di sicurezza. È un modo per sperimentare le reazioni delle navi. Quando sul canale in cui si naviga non c'è abbastanza spazio oppure le navi si avvicinano troppo l'una all'altra, si corre un grosso rischio. Si sviluppano forze che fanno sì che le barche vengano attratte l'una verso l'altra o respinte. Se il canale è molto stretto, questo può provocare sbandamenti oppure cambi di direzione involontari che il capitano o il pilota non possono prevedere. Tutto ciò crea condizioni di pericolo. Le 2 barche sono parallele e le estremità posteriori sono troppo vicine. Qui il rischio è che la Grenoble si incagli. Il rischio aumenta perché spesso le vie marittime sono sovraffollate e le navi sono sempre più grandi e più veloci, ma non abbastanza potenti. I problemi tipici delle grandi navi che percorrono i canali sono dovuti principalmente al fatto che a causa della loro inerzia sono più difficili da manovrare. Quindi bisogna anticipare tutte le loro reazioni, ma per riuscirci bisogna conoscerle e conoscere anche ogni aspetto del canale, comprese le caratteristiche del porto in cui attraccheranno. Piloti e capitani imparano a manovrare sul canale di Suez dei mostri che arrivano a 240.000 tonnellate. Infatti, dopo i lavori di modernizzazione, il pescaggio raggiunge i 20 metri. Il canale è diventato persino una unità di misura. Suez Max indica le dimensioni massime di una nave che può attraversare la megastruttura. Un parametro per gli armatori, di cui Eric Banel è il rappresentante francese. È molto difficile immaginare una nave che non sia in grado di attraversare il canale di Suez. La dimensione massima per le imbarcazioni che possono percorrere il canale sostanzialmente è la stessa della gran parte della flotta marittima mondiale. Ecco perché queste navi si chiamano Suez Max. L'adattamento alle dimensioni della marina mercantile era uno degli scopi dei lavori di ampliamento, altrimenti il canale avrebbe rischiato l'abbandono. A tutt'oggi è una delle vie navigabili più trafficate del mondo. In questo momento circa 50 navi al giorno attraversano il canale di Suez. L'obiettivo prefissato dalle autorità egiziane con il raddoppio è di 100 navi. Il canale di Suez è un passaggio strategico per le compagnie marittime. Smaltisce l'8% del traffico mondiale. Inoltre rappresenta un enorme interesse economico per le autorità egiziane. Oggi il costo del passaggio attraverso il canale di Suez è di circa $800.000 per una nave da trasporto che ha un carico di 18.000 container. Gli introiti per lo Stato egiziano vengono stimati in diverse centinaia di milioni. Di fatto, attualmente è la terza fonte di reddito del bilancio egiziano. L'Egitto ha tutto l'interesse a occuparsi della sua megastruttura. Tornati sul canale di Suez, saliamo a bordo di una porta-container. Stiamo affiancando, passo e chiudo. Bene, procedete così. Max è il capitano. Stiamo attraversando un fondale basso del canale di Suez. Le regole di navigazione sono severe. Bisogna controllare continuamente direzione e velocità per evitare la collisione con un'altra nave. Avanziamo lentamente, non ci sono problemi. Avanti piano, ok? Un pilota del canale di Suez consiglia al capitano le manovre da effettuare. Una misura obbligatoria. Qui è ancora più importante navigare correttamente perché, come potete vedere, non c'è molto spazio né a destra né a sinistra della nave. Per il capitano e il suo equipaggio non è un giorno come gli altri. Attraversano per la prima volta il nuovo canale di Suez. Ho già navigato qui almeno una 40 di volte. Oggi è molto diverso. Percorreremo il nuovo canale,
invece di passare come abbiamo sempre fatto su quello vecchio. È un momento speciale nella carriera del capitano. Provi sempre un entusiasmo particolare quando fai qualcosa per la prima volta. Per tutti noi è una grande emozione attraversare il nuovo canale. A poco il paesaggio cambia. È davvero sorprendente vedere la quantità di sabbia che hanno rimosso dal canale. Ce ne sono montagne su ogni riva. È incredibile. Il canale di Suez, una vera meraviglia del mondo industriale, non ha finito di stupirci con le sue innovazioni. La navigazione è a doppio senso, ma questa mega costruzione deve affrontare un'altra sfida, quella del suo attraversamento. Il nuovo canale ha reso obsolete alcune costruzioni, come il ponte stradale e ferroviario di El Ferdan. Con i suoi 340 metri è il ponte girevole più lungo del mondo. Oggi è diventato inutile. Per attraversare la doppia via d'acqua e rendere più accessibile la regione del Sinai, nasceranno diverse infrastrutture. Il progetto prevede la realizzazione di due tunnel stradali sotto il canale di Suez, vicino a Porto Said. Una nuova sfida che prevede la perforazione di un doppio condotto lungo quasi 4 chilometri. Una grande impresa a livello tecnico che potrebbe essere completata da un tunnel ferroviario. Sempre più moderna, sempre più grande, sempre più profonda, questa mega costruzione è in continuo cambiamento.